L'autore di questo libro è una persona che direi che ha fatto, sia in senso esistenziale che intellettuale, lavorativo, come vogliamo dire, un programma della scelta di non stare dentro un'identità unica e precisa. Tant'è vero che Il servo di Byron è un libro che è uscito a pochi mesi di distanza di altri due libri. Uno è La piccola tabaccheria, che è un libro di traduzioni, e l'altro è l'Oscar Mondadori, che raccoglie buona parte delle poesie scritte da Franco a partire, direi, dalla metà degli anni 70, mi sembra che risalga al 74 il tuo esordio poetico. Questa direi che è subito un biglietto da visita interessante, sul quale poi potremmo tornare anche più avanti discutendo di identità. Che cos'è il servo di Byron? Il servo di Byron è un controcanto narrativo. Cioè, il racconto che viene fatto della vita del più grande, il più famoso forse di tutti i poeti inglesi, tant'è vero che ha avuto l'onore e il disonore di un aggettivo legato al suo nome, che di solito appunto è qualcosa che capita solo a pochissimi autori, penso a Kafka, kafkiano, machiavellico, felliniano, e così appunto Byron, byroniano e byronismo. Il byronismo, Byron e il byronismo in questo libro vengono raccontati attraverso una sorta di controcanto gestito in prima persona, come si vedeva appunto da questa prima pagina, da Fletcher, che è il servo che dall'età di 16 anni, Byron era nato come la voce narrante nel 1788, e quindi a partire dal 1804 fino al 1824, l'anno della morte di Byron, trascorre con lui appunto 20 anni di vita di vassallaggio, di servitù, ma anche di vita di coppia, perché questa è la storia che racconta il servo di Byron, è anche in buona parte la storia di un menage, di un rapporto di coppia. Ovvero anche la storia dell'omosessualità di Byron, che è stata a lungo e forse continua ancora a essere un dettaglio scandaloso da occultare, tant'è vero che, come spiega l'autore alla fine della narrazione, soltanto alla fine degli anni 50 di questo secolo si è cominciato nelle biografie o nelle critiche byroniane a cominciare a introdurre sommessamente l'ipotesi di un'omosessualità che tuttora però non sempre viene accolta di buon grado dalla linguistica. Ora, negli ultimi 10-15 anni sempre di più si è affermata un po' anche quella che potremmo definire una moda, no? Di scrivere biografie romanzate, una moda che arriva prevalentemente dall'Inghilterra, e all'interno di questa moda poi si è creato un filone di narrazioni che tendono appunto a scegliere, a eleggere come punto di vista del racconto di una grande vita, una grande biografia, un punto di vista però dislocato su quella storia. Penso all'esempio forse editoriale più famoso, che è La ragazza con l'orecchino di perla, appunto dedicata alla protagonista di questo quadro, oppure penso anche a narrazioni che ci possono parlare della sorella di Rimbaud piuttosto che della moglie di Dostoevsky. Quindi diciamo che in termini generali, forse in parte, questo libro potrebbe al limite ricordare operazioni di questo tipo, però poi quando si va a leggere il libro, l'operazione che ha fatto Buffoni forse è qualcosa di diverso, di più originale, anche di più interessante, direi, perché al contrario anche di quello che è stato scritto in alcune recensioni al servo di Byron che ho letto, questa narrazione non è tanto un romanzo storico, cioè in questo caso l'escogitazione di un punto di vista così insolito rispetto alla vita, alla biografia
di Byron non serve, come nel romanzo storico classico, a far sì che l'invenzione reintegri semplicemente la storia, raccontando qualcosa che era rimasto nell'ombra. Qui l'invenzione serve, direi, a fare qualcosa di più incendiario, cioè l'invenzione, l'escogitazione di questo punto di vista così rimasto occultato sulla storia, serve proprio a smascherare quello che appunto per tanti aspetti può essere considerato il byronismo. Il pugnale attraverso il quale viene squarciato la tela, attraverso il quale viene squarciata questa tela del byronismo, è appunto l'argomento dell'omosessualità. Nell'altro libro, nell'altro romanzo che qualche anno fa Buffoni aveva pubblicato, proprio la presentazione del libro diceva: è un romanzo, Zamel era, sul potere di uccidere delle parole. Ora, Il servo di Byron forse fa una cosa un po' diversa, cioè è un romanzo che attraverso una narrazione che attraverso l'omosessualità si interroga, fa interrogare il lettore sul potere di uccidere invece del silenzio. L'omosessualità è stata, per certi aspetti continuerebbe ad essere, un crimine senza nome. Nemmeno un nome si meritava l'omosessualità, e proprio questo poi ha procurato tutta la catena di violenze concrete che poi la narrazione ci racconta. Dicevo che il servo di Byron squarcia, buca la vulgata, la leggenda del byronismo. Che significa? Che tutti quelli che sono i luoghi comuni che immediatamente evocati appunto dall'espressione vengono sistematicamente smantellati. Quindi prima di tutto l'immagine di Byron come grande seduttore, grande amatore, grande Don Giovanni, laddove invece questo controcanto, questa contronarrazione fa vedere come praticamente sempre gli incontri di tipo eterosessuali sono serviti proprio strumentalmente ad alimentare una leggenda che occultasse appunto il crimine senza nome. Secondo aspetto del byronismo, cioè l'idea per cui Byron è stato un grande viaggiatore. Byron è stato, come racconta questa anticronaca dei 20 anni trascorsi da Fletcher insieme a Byron, è stato anzitutto un uomo in fuga dal proprio paese, un uomo costretto praticamente all'esilio, e anche un uomo alla ricerca di luoghi dove poter vivere delle esperienze omosessuali senza il rischio di essere immediatamente arrestato, torturato o peggio ancora ucciso. Torturato, potremmo far vedere la cosa della colonia. Sì, esatto. Vabbè, leggiamo subito a questo proposito un passo. Negli ultimi anni del Settecento, in Scozia, quando io e il mio padrone eravamo ragazzini, la punizione in vigore per i sodomiti colti in flagrante era ancora il rogo dall'alba, come il Levitico prescrive. Le varianti erano l'annegamento, l'essere murati vivi, l'essere smembrati. Tuttavia, da qualche decennio ormai, si preferiva ricorrere alla più pratica impiccagione, preceduta dalla gogna, come imponeva e tuttora impone la legge inglese. La gogna consiste nell'esporre per ore il condannato al lancio di fango e di ogni sorta di schifezze che la folla va di giorno in giorno conservando. Rifiuti di tutti i tipi, carogne di animali, in particolare gatti, e letame, persino sassi. A Londra le più scatenate sono le puttane, coadiuvate dalle pescivendole, con gli avanzi della settimana. Il condannato viene legato al collo e alle braccia e non può liberarsi il viso. Il risultato è sovente la cecità, per via delle infezioni sulle ferite, in molti casi la morte. Proprio per scappare appunto da quello che fu il destino di tanti
amici di Byron. Byron quindi comincia a girare un po' per tutta Europa, in Italia, in Francia, in Grecia. Dunque questa leggenda del grande viaggiatore viene in qualche modo corretta, riraccontata attraverso questi retroscena anche di sofferenza. Così come viene smantellata anche l'idea del byronismo come esperienza, oltre che di grandi viaggi, di grandi seduzioni, eccetera, però esperienza eroica di combattimento, perché è vero che Byron appunto partecipò ai moti greci per liberare la Grecia appunto dal dominio degli ottomani, però è vero che questo slancio verso l'azione nasce appunto spesso anche dal bisogno di sublimare, dal bisogno di scappare, dal bisogno sì di conquistare giovani con cui lui appunto aveva stretto delle relazioni che però non potevano così andare oltre quelle che erano le apparenze. Un altro aspetto che io ho trovato molto interessante, che viene appunto riguardato, riraccontato, è quello del byronismo come esotismo. Tutti abbiamo negli occhi, appunto Francesco ha anche una cartolina, l'immagine di Byron vestito alla turca, ma anche lì appunto nel momento in cui si recupera l'esperienza reale dentro la quale avveniva questo travestimento, ci rendiamo conto che il travestimento appunto è qualcosa di molto più concreto, no? Così come viene in qualche modo direi anche incendiato dal racconto il mito dell'individualismo romantico, cioè l'idea che il Byron e di conseguenza anche chi si ispirasse a un modello di vita byroniana fosse una persona capace di essere se stesso, perché un altro degli elementi interessanti di questo libro è far vedere quanto appunto il destino di una persona evidentemente così costretta a essere in fuga rispetto a quella che fu ed è tuttora spesso una vera e propria persecuzione, è in buona misura un destino eterodiretto, un destino deciso da altri, un destino che continuamente, quotidianamente direi, fa i conti non tanto con l'espressivismo inteso come autoaffermazione limitata di sé, ma con questioni ben più concrete, quali la questione del riconoscimento, della reputazione, dell'infamia. Forse se siete d'accordo farei leggere a Francesco l'altra parte dedicata appunto al momento in cui Byron arriva alla corte di Ali Pascià e poi sì, lascerei la parola. Innanzitutto ringrazio Daniela Broggi per quello che ha detto, mi ha commosso, anche la grande serietà con cui mi ha letto. E ringrazio naturalmente gli amici senesi che sono recidivi, mi avevano invitato anche a presentare Zemel e quindi io sono molto contento di questa loro attenzione. Adesso il brano che Francesco va a leggere è la prima fuga, sempre con Fletcher accanto, il servo fedele che appunto ha l'occasione anche amante, eccetera. L'obiettivo del primo viaggio, che era poi il canonico Grand Tour di tutti gli studenti inglesi, di classe agiata, per Byron era sì il desiderio di fuggire da un'Inghilterra che era diventata oppressiva, basti dire che avviene nel 1810, e il 1810 è l'anno della famosa Via Street Cottery. La Via Street Cottery per l'Inghilterra dell'Ottocento è qualcosa che può essere assimilata a Stonewall nel Novecento americano, perché Via Street c'era lo White Swan, cigno bianco, che era un pub, allora non esisteva la parola, però era un gay pub, cioè esisteva la parola gay, poi se mai di questo parliamo, ma era un club, quindi dove ci si riuniva e dove si celebravano anche matrimoni omosessuali.
Solo che la legge era talmente proibitiva e ci fu un'irruzione di polizia mentre un certo reverendo stava appunto sposando due persone di sesso maschile e sono stati tutti impiccati. I protagonisti, reverendo e i due sposi, sono stati impiccati dopo gogna, mentre gli astanti hanno avuto la vita rovinata perché sono successe quelle cose che poi sappiamo sono successe anche a Oscar Wilde, cioè i figli hanno dovuto cambiare il cognome, il patrimonio è stato confiscato, il divorzio dalle mogli, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sono stati vinti e completamente schiacciati. E quello della Via si chiamava la Via Street Coterie, cioè la cricca di Via Street, come se appunto sconfitta quella cricca fosse stato risolto il problema. Il problema non è stato risolto, sono stati alcuni martiri che oggi dal Gay Liberation Front inglese vengono citati appunto come l'inizio di una lunga storia. Una lunga storia che ha portato nel 1861 all'abolizione della pena di morte, ma non delle pene, perché Wilde alla fine del secolo verrà condannato a 2 anni di lavori forzati, dopo i quali morirà per la stessa ragione. Quindi la pena di morte non viene abolita, ma più o meno c'è ancora, perché 2 anni di lavori forzati è chiaro che rovinerebbero chiunque. Si arriverà soltanto al 1967, cioè a 50 anni fa, per la depenalizzazione in Inghilterra del reato di omosessualità tra adulti consenzienti. Ecco, questo per inquadrare. Nel primo viaggio del 1810, quindi, ciò che Byron si lascia alle spalle in Inghilterra è di questo tenore, cioè è il terrore vero e proprio. Volete fare un paragone? Pensate a Teheran oggi. Ecco, questo potrebbe essere un paragone calzante. La fuga di Byron, però, si traveste da Grand Tour, avviene, naturalmente lui aveva dei mezzi, quindi avviene con il servo, con una nave che fa scalo a Sintra in Portogallo e poi a Gibilterra e poi tra l'altro visita la Sicilia, Agrigento, visita la Sardegna, si ferma a Cagliari, cioè, ma l'obiettivo è quello di arrivare alla corte di Ali Pascià in Albania, perché lì i costumi turchi avevano preso piede e quindi lui sapeva da amici anche lì velati, diplomatici inglesi, che a quella corte si sarebbero accadute determinate cose. Ecco quindi adesso che Francesco legge quel passaggio di quando arriva alla corte di Ali Pascià. Ali era uno spietato guerriero e un accorto stratega, che sapeva aggiustarsi abilmente tra il sultanato ottomano, dal quale formalmente dipendeva, e le diplomazie di Francia e Inghilterra che al sultanato si opponevano. Era detto il Napoleone d'Oriente per la sua insaziabile sete di conquista, in ogni senso. Fummo accolti con tutti i guardi e subito My Lord cominciò a essere sfacciatamente corteggiato dal sovrano. Come in un sogno da mille una notte, venne accarezzato e lodato per la sua pelle chiara, per la sua eleganza, le orecchie piccole, i capelli ricci e le mani curate. Venne spinto a concedere se stesso come un dono che non si può rifiutare. Io ero senza parole, sulle prime sorpreso, poi sempre più divertito, vedendo il padrone tanto compito e assorto in un ruolo che non gli conoscevo. Trasalivo, assistendolo mentre acconsentiva a tutto. L'impressione era che d'improvviso si fosse tolto una maschera, che finalmente si sentisse libero. Era leggero e assorto nello stesso tempo. Non parlava. Saranno stati anche gli aromi, gli effluvi, le bevande, ma ricordo quei giorni, e in particolare quella prima notte, come vissuti in una sorta di trance. Dopo innumerevoli lavaggi e massaggi, alcuni molto maliziosi, ai quali anch'io accettai di sottopormi, il padrone venne accolto nello spazio più privato del sovrano. Quando questi finalmente apparve, Byron era sdraiato con un sorriso fisso, leggermente piegato su un fianco, nudo,
Prima di tirare la tenda, il sovrano estrasse da un prezioso scrigno una crema profumata di colore verde. Quanto a me, come mi volsi, venni raccolto dal capo delle guardie, che mi sottopose al medesimo trattamento. Quella notte cambiò qualcosa, e per sempre nelle nostre vite, anche se non ne facemmo mai parola. Quella notte compimmo veramente 21 anni. Vorrei fare una domanda a Buffoni, cioè vorrei cominciare. L'intensità del brano che ha appena letto Francesco, ma anche del tuo intervento, insomma, dimostra che è chiaro che qui è in gioco una passione civile, no? Che poi naturalmente arriva da lontano, cioè da un vissuto, ma anche insomma da un'attività che ormai ha tanti anni, tanti decenni. Tu sei anche professore di letteratura inglese, di letterature comparate, sei un anglista titolato, come si direbbe. Perché hai scelto di raccontare, denunciare, se vogliamo, questa storia usando una forma narrativa piuttosto che una forma saggistica? Perché in forma saggistica in parte l'avevo già fatto, perché mi sono occupato di Byron già nel 1984, uscì da quando la mia traduzione del Manfred, ecco, quindi voglio dire andiamo indietro di 30 anni. E quindi queste cose su Byron io le ho sempre dette, però quando le metti in una nota a piedi pagina, in un saggio accademico, questo ha una sua rilevanza, una sua circolazione all'interno di un certo pubblico. Quando invece scrivi un romanzo come questo, che è leggibile da chiunque, è evidente che ti poni in un'altra dimensione. E naturalmente il punto non è tanto la biografia di Byron, è come il problema che un omosessuale ha oggi possa essere contestualizzato in una situazione di due secoli fa. Ecco, quindi è chiaro che noi oggi, sto parlando del nostro paese, negli anni 10, non è nella situazione delle gogne, però certamente un ragazzo che a 18 o 20 anni si scopre omosessuale, una ragazza che si scopre lesbica, non ha la vita facile. Anzitutto deve fare tutta una serie di operazioni con se stessa, con la sua mente, con la sua famiglia, e poi può essere fortunato più o meno. Ecco. Quindi i miei interlocutori sono sempre giovani, io penso sempre di scrivere per persone ventenni, perché poi naturalmente sono contento se mi vengono anche persone più mature, però il mio target è sempre lo studente, sempre la persona giovane. E quindi se questo libro arrivasse a raccontare delle cose della sua stessa vita, perché in fin dei conti gli sto raccontando di un ventenne, è la storia di un ventenne che godeva di privilegi perché era un aristocratico, anche perché purtroppo se non sei un aristocratico, uno scrittore o un poeta non lasci testimonianza scritta, al massimo ci sono delle note di verbali di polizia e quindi il tuo nome